un grande desiderio di salire sul podio. No! Bella a tutti ragazzi e benvenuti, io sono il vostro Matti Mars, siamo a MotoGP 21, secondo appuntamento. L'altra volta avevamo visto le prime dinamiche, avevamo partecipato alla prima gara nella pista del Qatar, siamo partiti ultimi perché avevamo saltato le qualifiche, perché erano insomma un po' lunghettine, e siamo arrivati 17esimi senza praticamente incidenti, però avevamo sbagliato qualche curvettina. Però siamo stati previdentemente molto fuori dalla pancia del gruppo, anche per paura di collisioni, quindi diciamo che non ha pagato fino in fondo, perché il nostro obiettivo era arrivare almeno 15esimi, per poco, però piano piano ci prenderemo la mano, continuiamo la carriera. Tanto ragazzi, vi ricordo che se volete una serie su questo gioco di scriverlo nei commenti, di likeare il video. Poi vi ricordo il canale Discord e Instagram, ci sono tutti i link in descrizione. Se poi capita che c'è qualche link che non funziona, me lo scrivete, vi do quello, perché ci sono alcuni che vanno aggiornati quotidianamente e quindi io ne lascio uno simbolo, poi vedremo. Quindi il calendario, abbiamo Losail per l'undicesima settimana e poi andremo a Portimão. Io sono stato 3 volte in Portogallo, ragazzi, non sono stato a Portimão, ho sempre sentito parlare, Portogallo ragazzi ha un fascino bestiale, peccato per i portoghesi. quindi, fatemi vedere qua se io posso fare qualcosa. Stiamo studiando il telaio, la seconda modifica del telaio, siamo al 90%, prossima settimana, ok, andiamo. Allora, seconda gara sempre all'Losail. Ok, l'altra volta noi avevamo saltato le qualifiche per una questione di tempo e oggi invece le facciamo, dato che comunque non c'è tutta la fase introduttiva che abbiamo fatto l'altra volta, abbiamo un pochino più di tempo. Yes! Losail International Circuit, 48 gradi in asfalto. È un po' altino, un po' altino, spiena 28 gradi, quasi estate praticamente, quindi bisognerebbe mettere le hard, non so fino a che temperatura le hard vanno messe, ma 48 mi sembra un pochino tanto, quindi facciamo una bella cosa, non le ho mai messe. Voglio provare, anzi facciamo gomma anteriore A e gomma posteriore M, ok, perché magari la M ci dà un pochino più di stabilità. Le modifiche, vediamo un po', io ce l'ho già caricassetto, che è questa della con cui abbiamo fatto la gara, mi sono trovato abbastanza bene e partiamo nella pista di partenza. Eccomi. Con la mia moto bianca, bianca e grigio, della Cascasse. Vediamo con le hard, non l'ho mai messe. Vediamo se si ricorda anche le statistiche del lab in basso. No, me le devo rimettere io tutte le volte, allora. TCS4, l'antimpennamento 1, tanto questa regola non si dovrebbe impennare. Teniamo il power 3 perché comunque siamo nelle prove di qualifiche, dobbiamo spingere al massimo. Senza esagerare. Troppo, slittamento in piega, non è una cosa molto buona.
Bene che Mighty deve ancora capire più o meno il limite della sua moto, il limite anche delle sue prestazioni. Quindi ovviamente bisogna cercare di spingere al massimo la moto senza cadere, il che è un po' un controsenso perché secondo me finché non cadi non capirai veramente il limite. C'è sempre quel millesimo di centimetro che puoi spingere sempre di più. Questa curva presa molto male, finisce sull'erba. Oggi mai ti sembra un po' distratto, forse il caldo non è proprio il suo migliore amico. Non credo che sarà un buon tempo questo, ma abbiamo altri giri di pista. Anche questo cordolo purtroppo lo manda fuori pista, perché poi ovviamente sbagli una curva e poi sbagli anche quella successiva, perché ovviamente non hai poi più la posizione. Questa uscita veramente brutta. Speriamo in un secondo giro sia un poco migliore. Primo? Come può essere il primo? Ho sbagliato di ogni, ho sbagliato. Quasi al limite. Sbagliato di ogni, ma perché gli altri non hanno ancora fatto niente, molto probabilmente. Ma mancano un sacco di persone, ecco, forse sarà quello. Andiamo in un giro migliore, ragazzi, molto probabilmente Mike è primo, sicuramente perché altri devono ancora finire il loro giro, devono ancora iniziarlo, e quindi non è ora tutto quello che luccica. Sicuramente ci sono stati abbastanza errori da parte di Mighty. Bella questa curva, peccato nel finale. Nel finale non ha chiuso molto bene. La moto ballerina di Mighty è scatenata. Ottima questa curva pulita, uscita non troppo aperta. Quasi tagliata. Ok, ancora due curve, questa. Questa è sofferta. Questa è sofferta purtroppo. Tagliata all'ultimo, ma non ci credo. Questo era un buon tempo. Le 15 e 4. Ed eccoci ragazzi alla seconda gara di Losail International Circuit. Siamo quarti nella griglia di posizionamento. Abbiamo scelto la gomma anteriore con la mescola dura perché ah, ok, me lo consiglia anche di montare la mescola dura, quindi non avendolo letto ho fatto la cosa giusta, ero un po' nel dubbio, ma 44 gradi sembrano un po' tantini per una mescola media. Quindi, ma il buon Mighty è quarto per la prima volta, ricordiamo che nella volta scorsa si era posizionato ultimo perché semplicemente aveva saltato le qualifiche.
per un malessere momentaneo, e quindi questo, diciamo che è il suo primo trampolino di lancio vero e proprio. Non deve sbagliare, qui l'errore deve essere molto 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 minimo, perché chi è in testa ovviamente non è di certo l'ultimo arrivato, sono biker con già molta esperienza, quindi ricordiamo che Mighty è al suo debutto, praticamente al suo secondo debutto, quindi proprio un giovincello, uno sborbatello. Ed ecco che sbaglia la prima curva e si fa mangiare ben 3 posizioni. Purtroppo si trova al nono, dietro a Migno. Vedremo cosa combinerà oggi. Credo che le prospettive comunque sono alte, perché se la matematica non è un'opinione, l'ultima volta, essendo partito ultimo nella griglia, è riuscito ad arrivare il 17°, quindi in realtà ha mangiato tante posizioni. Questo giro dovrebbe riuscire a fare qualcosa di buono. Anche se, ripeto, non è facile stare davanti ai primi. Dobbiamo anche vedere se la scelta della mescola dura è stata un'idea azzeccata, perché ricordiamo che è la sua prima volta anche con questo tipo di gomme. Vediamo, ecco qua in dirittura d'arrivo le prestazioni della sua moto permette di mangiare un bel po' di posizioni, da nono a quinto. Ottimo per Mighty. Il problema è mantenere la posizione. Ottima curva! Ha praticamente accarezzato il cordolo, facendoci quasi all'amore. Molto molto bello, mi sono emozionato, brividi per tutti noi. Ed ecco questa curva che sappiamo che Mighty c'ha un po' di difficoltà, presa benissimo, chiusa perfettamente. Riesce comunque a stare per il momento cordolo e perde qualche secondo. Basta una piccola distrazione. Dopo due curve prese splendidamente, l'imbalco della moto per un attimo. Qui purtroppo Mighty deve azzardare un po' di più della volta scorsa. A meno che non si accontenti di una quinta posizione, ma conoscendo un po' il pilota non credo. Credo che oggi spingerà un attimino di più. Cadere sarebbe rovinoso, perché perderebbe tantissime posizioni, e anche se siamo, come dire, all'inizio. Ancora in Power 3. Ecco, ha calato adesso. Ok, vediamo se qua riuscirà a recuperare o addirittura a mangiarsi almeno una posizione, ma Binder va sparato. Eccolo il sorpasso di Binder. Rodrigo, pure Rodrigo. E scontro con la Costa. Incredibile, non è riuscito ad evitarlo, era troppo concentrato sulla velocità della moto. Fortunatamente non è successo niente. Peccato, perché ha perso ben 2 posizioni. Comunque adesso si trova quarto.
Attenzione, contatto, contatto, contatto. Ma non vanno bene questi contatti con Rodrigo. E ne approfitta Binder per rubare una posizione, ma viene subito restituita da Maite in curva. Oh! Grande sorpasso, Maite mostra i denti per la prima volta. Incredibile. Abbiamo capito che Maite non vuole mollare il colpo. Maite sta dando un'occhiata alle gomme, preoccupato soprattutto per l'anteriore. Siamo a metà giri e la gomma è un po' preoccupante. È preoccupante, purtroppo il calore dell'asfalto aumenta il consumo delle ruote, anche se abbiamo saggiamente mai messo la mescolatura, ma sembra non bastare, molto probabilmente anche per il suo stile di guida che è, diciamo, un po' avventato a volte e frena molto. Ok, nonostante prendere i cordoli non è che sia proprio idilliaco per le ruote, diciamo che è questa curva molto bella, che questa curva Power 3, vediamo se riesce a mangiare qualcosa Rodrigo. Sì, vediamo se riesce a superarlo, ma non credo. Forse all'ultimo sorpasso di Rodrigo, grande. Power 2, perché la benzina comincia a scarseggiare, abbiamo meno di due tacche e ancora un po' di giri da fare. Quindi attenzione, adesso Maite deve assolutamente non cadere, non sbagliare curva, e subito sbaglia, ottimo. Rodrigo è col fiato sul collo. Prima della gara Maite mi ha rivelato che il suo più grande desiderio è salire sul podio. No! Incredibile! Incidente! Maite finisce 22esimo per colpa di Rodrigo, con uno scatto di rabbia gli è venuto addosso come... Non ci si crede, ragazzi. Da terzo è finito 22esimo e a due giri dalla fine, con le ruote quasi consumate, sarà impossibile recuperare dietro a Rossi. Ricordiamo il cugino di Valentino, che però non sta avendo grande fortuna. Maite molto incazzato, sicuramente già stava sognando il podio, anzi stavamo parlando proprio del podio quando è successo il fatidico incidente. E bocca mia, taci. E adesso, anche se prende le curve benissimo, ce la metterà tutta sicuramente, ma no, purtroppo è impossibile recuperare. Power 3 è addirittura d'arrivo, vediamo quanto riesce a mangiare. E poi sicuramente tenterà, visto il livello di benzina abbondante, di fare un giro in Power 3 e vedere quante posizioni riuscirà a recuperare. Ma ormai adesso l'obiettivo sicuramente è arrivare al 15esimo per un discorso di anche contrattuale. Taglio in curva io non l'ho vista sinceramente, questo magari era più... anche a qui ha perso una posizione, non era un taglio in curva, però gli è stata data la penalità. Io non sono d'accordo, sta guidando come un forsennato, anticipa un po' troppo le curve, questo lo sta un po'... qua c'è stato il taglio, l'abbiamo visto, si sta tentando di tutte.
tentando di fare il massimo, sto usando, diciamo, un po' tutti gli espedienti. Un nuovo contatto, e purtroppo è andato fuori, sta perdendo un po' la concentrazione, troppi contatti, sembra che Mighty non riesce a mandarli giù. Si sta impennando la moto, incredibile, fuori pista si è impennato la moto, ha perso il controllo per un attimo. Eccolo qua al sorpasso, incidente, incredibile incidente, Mighty ha provocato un incidente, è molto molto aggressivo, non guarda in faccia nessuno. Ancora un altro incidente davanti a lui, che riesce a superarlo senza conseguenze. Purtroppo adesso è uscito fuori pista, diciamo che ha perso un po' la concentrazione. Adesso abbiamo la dirittura di arrivo, speriamo che riesca a mangiare il più possibile, ma comunque non è andata bene purtroppo per il nostro Mighty, era terzo, già sognava il podio. Ah, un altro giro, oh cazzo, pensavo che era l'ultimo. No, ok, un altro giro forse, però con questo giro qui pensavo era l'ultimo, ragazzi, ha calcolato male Mighty, pensava era l'ultimo giro. Purtroppo diciamo che dall'incidente non si è più ripreso, perché ovviamente quando sei terzo ti vengono addosso e vai ultimo, devi avere una grande forza di volontà per non cedere all'isfattismo e perdere la concentrazione. Abbiamo mezza tacca di benzina e la gomma anteriore laterale destro purtroppo quasi consumato del tutto, quindi mai ti dovrà fare varie considerazioni. La moto comincia a fare le bizze, signori, purtroppo la moto comincia a fare le bizze, non è più stabile come prima. Comunque in quindicesima posizione, sicuramente non contento del risultato momentaneo, ma sono successe cose che purtroppo, indipendenti gli imprevisti della MotoGP, purtroppo sono i pericoli del mestiere. Ma ti guarda preoccupatissimo la ruota anteriore. E il consumo della benzina, posizione di arrivo, vediamo un po' quanto riesce a mangiare, se riuscisse a superare almeno questo gruppo. Vediamo, Alcoba superato, undicesimo per Mighty, grande prestazione comunque di Mighty, che si è trovato da terzo a ultimo ed è riuscito a mangiare tante posizioni, benché qualche errore l'abbiamo dovuto mettere in conto. Comunque undicesimo, un risultato molto migliore, giro più veloce 2.14, ottimo ottimo ottimo, miglior giro, anzi in realtà qui dice 2.13 e forse è stato il miglior giro di sempre. A quanto pare sembra proprio di sì. Vediamo un po'. Mighty sale in classifica di un posto con la Gas Gas. Va bene, ragazzi, io direi che per il momento è tutto. Spero che vi piaccia un po' questo commento esterno che faccio con una voce un po' diversa.
Ripeto, fatemi sapere se volete una serie, fatemi vedere che siete partecipi, commentate, likeate il video. Vi ricordo il canale Twitch, Instagram e Discord, mi raccomando perché voglio vedere un po' di attività. E noi ci vediamo la prossima volta.